per me è un piacere, un immenso piacere essere oggi qui in Sicilia, una regione bellissima che mi vede ospite per la seconda volta questo anno, e ringrazio il primo e il presidente Burrieri che ci dà questa possibilità, presidente Burrieri della CIA, presidente della CIA regionale Sicilia, ci dà questa possibilità di confrontarci proprio qui a Palermo, una città e una regione ospitale da sempre, una città che si distingue proprio per questo tipo di atteggiamento. Una regione, come ci diceva ieri il nostro presidente Burrieri, che è leader ed è protagonista in molti settori dell'agricoltura. Insieme a tutti voi vogliamo oggi affrontare alcuni elementi che riguardano quelle che sono le sfide e quelle che sono le condizioni in cui si trova oggi l'agricoltura e con le quali dobbiamo confrontarci, in particolar modo quelle che sono le nuove condizioni climatiche e come ci relazioniamo e come vediamo un possibile ricambio generazionale, un possibile comportamento, un possibile avvicinamento dei giovani nel mondo agricolo, anche in relazione a quelle che sono le nuove difficoltà, la difficoltà che tutti noi oggi affrontiamo nelle nostre produzioni. Agrilu serve a questo, il nostro progetto è un progetto ambizioso, un progetto che porta le nostre aziende, i nostri imprenditori agricoli, i nostri dirigenti di questa associazione giovani imprenditori, a confrontarsi su argomenti che riguardano la PAC, ma soprattutto a portare questa PAC all'esterno, verso un coinvolgimento più ampio di tutta una società, proprio con il compito e l'obiettivo di far capire quanto sia importante la nostra presenza, la presenza dell'agricoltore nel territorio, sul territorio, e tipo agricoltore, non agricoltura, perché è questo l'elemento di passaggio che voglio far capire e vorrei riuscire insieme a voi stamani ad interpretare meglio, perché se noi abbiamo e possiamo vendere insieme ai nostri prodotti questa cartolina italiana è perché qualcuno fino ad oggi l'ha costruita, è perché qualcuno fino ad oggi ha fatto salvaguardia e tutela e gestione del territorio, è perché qualcuno purtroppo fino ad oggi non ha mai ricevuto nulla indietro per il lavoro e il sacrificio che ha svolto. Oggi ci troviamo di fronte ad una crisi che riguarda il settore ma che riguarda il mondo, e le zone proprio marginali, le realtà più difficili da gestire sono le prime a soffrire. Proprio quegli agricoltori che più di altri hanno sudato per raggiungere quel minimo di reddito si trovano in difficoltà. Il clima, i cambiamenti climatici non ci aiutano, ma come tutte le difficoltà noi dobbiamo vederle come giovani, come anche uno stimolo, come un nuovo modo di approcciarsi, come un modo nuovo in cui se riusciamo a determinare insieme alla tecnologia che ci aiuta, insieme alla conoscenza, alla consapevolezza, alla formazione che è necessaria e indispensabile per l'imprenditoria per fare le proprie scelte, forse tutti insieme troviamo delle soluzioni che potrebbero rendere le difficoltà anche vantaggi. Questa è la sfida che noi tutti vogliamo cogliere e che noi tutti vogliamo leggere nella gestione di questa mattina. Stamani, dicevo, è il secondo appuntamento, abbiamo iniziato a Firenze, ci vedrà poi continuare il nostro percorso nelle altre regioni italiane. Saremo presto a Bari, in Puglia, poi torneremo, ci rialzeremo lungo la penisola, saremo in Abruzzo, poi saremo in Veneto e concluderemo la nostra iniziativa a Roma. Io vi invito già tutti voi a partecipare a tutto con questa catena di iniziative, ma soprattutto stamani voglio ringraziarvi e voglio cogliere in qualche modo quella che è l'essenza della mattinata. Voglio ringraziare i partecipanti, voglio ringraziare le aziende agricole che ancora una volta lasciano il loro lavoro per condividere ed essere coinvolti in un momento di confronto utile per la società. Voglio ringraziare tutti i giovani che sono al primo confronto magari con un ambiente più agricolo, più tecnico, eccetera. Voglio ringraziare i ragazzi che vedo là in fondo, e proprio la sfida di stamani sarà quella di coinvolgerli, di farli tornare alle loro classi e dire: beh, ero uno di loro, ero uno che magari domani potrò dire la mia agricoltura, mi è piaciuto, sono stato, non mi sono annoiato,
e forse ho partecipato con qualcosa che ricorderò. Questa è la sfida di tutti noi, perché se noi stamani non riusciamo a trasmettere la nostra iniziativa, non riusciamo a trasmettere le nostre idee, come dicevo, alla società che ci circonda, non abbiamo raggiunto fino in fondo il nostro scopo. Quindi ringrazio l'Istituto Sergio Maiorano nel presente, il liceo scientifico che so che sta arrivando, è arrivato, non so, i corsisti del CIPAT, ma ringrazio soprattutto chi con noi stamani ci darà gli elementi tecnici, ci darà quello stimolo e quel contributo in qualche modo scientifico per affrontare le nostre problematiche. Agia in questo percorso come si pone, come si organizza, che cosa vuol fare? Agia si pone in questa maniera, vuole affrontare la PAC e spacchettarla affrontandone capitolo per capitolo. Stamani dicevo è l'argomento, il fulcro in qualche modo, l'elemento è le sfide del clima, quindi i cambiamenti climatici e come noi ci poniamo su questi, ma ha un metodo, si è potuto dare un metodo di lavoro. Noi arriviamo qui a Palermo dopo un confronto forte al nostro interno, un lavoro che ci ha portato a presentare e ci porta a presentare stamani una relazione di partenza, un punto di vista dei giovani imprenditori agricoli della Cina, di partenza su questo argomento. Poi ci sarà un intervento tecnico fatto dai nostri relatori, che qui ringrazio, Giuseppe Cornacchia, che tutti lo conosciamo, della CIA, Salvatore Labella della Facoltà di Agricoltura e Agraria di Palermo, poi ci sarà Rosaria Barresi della Regione Sicilia, Guido Bonati dell'INEA. Questi elementi tecnici, questi strumenti in qualche modo, che noi stamani avremo modo di poter conoscere e utilizzare, ci serviranno per continuare il nostro confronto, ci serviranno per dire ok, quella base di partenza era giusta, quella base di partenza era sbagliata, quella base di partenza la correggiamo, la miglioriamo tutti insieme e con il contributo della società, con il contributo dei nuovi giovani che domani speriamo siano un agricoltore in mezzo a noi, un altro, saranno altri imprenditori agricoli che cercheranno di, come dicevo, fare questa cartolina d'aria. Ringrazio il nostro presidente Politi perché è stimolo e spinta forte per questa nuova capacità, questo metodo di lettura dell'agricoltura di noi giovani dell'Agia. Quindi sarà poi lui che stamani farà le conclusioni e che, come ormai consueto, cercherà di sintetizzare e darci stimoli ancora successivi, di dare questo imprinting che ci permette di domani affrontare il nostro nuovo impegno con una conoscenza, una capacità di lettura sicuramente migliore. Chiudo dicendo soltanto che questa presentazione ha un seguito. AgriU continua nel web e parlo soprattutto a voi a un fondo che siete abituati a parlare ormai oggi sulla community. Noi vogliamo cercare di portare l'agricoltura all'interno di questo nuovo modo, nuovo linguaggio, essere capaci di coinvolgere la cittadinanza e non far vedere soltanto e non far pensare che la PAC è un costo, ma che la PAC è un'opportunità per tutti. La PAC serve per fare quei lavori e premiare in qualche modo quei sacrifici dovuti agli agricoltori che hanno fatto un'altra volta, ribadisco, questo nostro paese così particolare, questa cartolina Italia così piacevole. Io ringrazio l'Agia per avermi dato la possibilità ieri sera, senz'altro anche oggi, di poter comprendere meglio, capire e soprattutto vedere non solo le problematiche che riguardano le imprese agricole e i giovani, ma anche la tenacia, la capacità, la fantasia, la voglia imprenditoriale che molti di questi giovani hanno manifestato nell'approcciarsi all'agricoltura con una mente aperta, con una visione innovativa, legando quelle problematiche che poi andrete a discutere, non solo la riforma della PAC, ma gli scenari all'interno del quale si trova l'attività agricola, gli scenari ambientali, di tutela paesaggistica, le sfide del cambiamento climatico. Ed
Devo dire che ci sono stati input assai interessanti, spero che oggi emergeranno anche quello che deve dare il patrimonio di tutti. E quindi sono io a ringraziare l'AIGE, a ringraziare voi per essere venuti qui. Ieri ad alcuni ho augurato benvenuto nella città di Palermo, lo ribadisco, per chi rivedo qui, quindi ieri sera è stata una serata intensa, ma siete tutti sardi, tutti presenti. Voglio ringraziare anche chi è arrivato fuori dalle province, per chi è siciliano, ma io sono arrivato a province, benvenuto nella città di Palermo. La città di Palermo che rappresenta la Sicilia, che rappresenta una realtà complessa, dove malgrado Palermo sia una metropoli, diciamo la quinta città del nostro paese, dell'Italia, è comunque una provincia dove l'agricoltura è importante, così come è importante in Sicilia. L'agricoltura che vive grandi momenti di difficoltà, di crisi, ma è un'agricoltura dove vi è una presenza non notevole ma assai interessante di giovani, e dicevo ieri, lo ribadisco, che è un'agricoltura che ancora oggi è attrattiva per una parte di giovani. Abbiamo col bando del PSR più di 4.000 domande di insediamento di nuovi giovani in agricoltura. La dottoressa Paresi, il direttore dell'assessorato all'agricoltura, è più ferrata su questo, ci darà il suo contributo più avanti, ma per dire che anche in questa regione dove abbiamo queste difficoltà, dove vi sono elementi necessari, dovremmo costruire elementi necessari di continuità, vi è una grande attenzione da parte di tutti. Noi vogliamo dare a questi giovani tutte le opportunità, perché con la loro presenza nella nostra agricoltura ci permetteranno di affrontare i temi, di ricollocare l'agricoltura nei nuovi scenari e nelle nuove politiche di sviluppo. È necessario che ci sia maggiore attenzione da parte dei governi regionale e nazionale su queste questioni, appunto, di come si colloca l'agricoltura nei processi di sviluppo del nostro paese e della regione, e quindi indubbiamente una nuova attenzione a favorire e sviluppare una presenza di giovani, perché solo se abbiamo un approccio diverso, garantendo le tradizioni e le qualità della nostra produzione, ma un approccio diverso alle problematiche che riguardano il prodotto, riguardano il reddito agricolo, per i giovani, solo in questo modo possiamo sicuramente tracciare una strada per un futuro forte. Oggi è la vostra presenza, il vostro dibattito e il contributo che verrà dato anche appunto da professore universitario, dal direttore dell'assessorato, altro, senz'altro più l'intervento conclusivo del nostro presidente, potrà essere utile affinché tutto assieme possiamo tracciare meglio una rotta e dare anche l'opportunità ai nostri giovani di poter essere protagonisti di questo percorso e del futuro dell'agricoltura siciliana. Grazie, buon lavoro e per lavoro. Mi permetto di farvi focalizzare due parole chiave. Le problematiche di cui discuteremo oggi, legate ai cambiamenti climatici, ecco, intendetele come una sorta di corollario a delle emergenze più sostanziose, più corpose che le aziende agricole, chi vi parla gestisce in prima persona un'azienda agricola, quindi quotidianamente, diciamo, rileva queste emergenze, ecco, deve affrontare. E, per carità, non me ne vogliono gli autori della relazione, ovviamente i cambiamenti climatici è una delle problematiche più importanti che toccano e interessano le aziende agricole, interessa il sistema Europa, il sistema mondo, ovviamente, perché tutte le pratiche agricole che portiamo avanti noi ovviamente incidono, influiscono sui cambiamenti climatici, così come tutte le politiche agricole che si discutono a Bruxelles nell'arco di un breve, lungo periodo, insomma dai 10, 15, 20 anni, possono determinare dei cambiamenti o degli effetti drastici o insomma più o meno drastici o positivi. Quindi queste sono delle problematiche su cui è giustissimo che le autorità, per esempio, prendano atto che i giovani, ecco, sono sensibili, a cui i giovani sono sensibili, si attivano dei tavoli tecnici, è giusto che vengano, che si discuta, che si concertino delle situazioni, proprio per garantirci, cioè garantire a noi stessi un futuro decisamente migliore. Però, così come tante altre problematiche, ci sono delle emergenze che mi permetto di porre la vostra attenzione, perché, ripeto, si tratta del quotidiano, ma con emergenze io intendo proprio il fatto, insomma, di dire
le aziende, parliamo di vita o di morte delle aziende, le aziende stanno sopravvivendo ma camminano, diciamo, sul filo di un rasoio, per emergenze legate ad esempio a azioni deliranti da parte delle banche che non concedono credito a nessuno, né tantomeno ai giovani imprenditori, quindi difficoltà enormi nel rilevare le aziende, nel programmare una sorta di strategia di mercato, per essere propositivi quindi in un futuro immediato, in un brevissimo periodo, cioè da 0 a 5 anni. I giovani agricoltori hanno bisogno di liquidità per iniziare le loro battaglie, quindi questo è un problema enorme. Altra emergenza legata ad esempio ai costi di produzione elevatissimi. Io ricordo che un ventennio fa, 25 anni fa, insomma, la nostra agricola si acquistava 400-500 lire al litro, adesso siamo sui 90 centesimi al litro. Il bello di tutto questo, mi permetto di ricordarvi anche i vitelli, io allevo vitelli, adotto la linea vacca vitello, e peso vivo un vitello in azienda veniva venduto a 3.500 lire, erano soldini 20 anni fa. Adesso lo si vende a 1,50 euro, 1,60, 1,45. Se si è in biologico, se si produce attività, se si adotta il sistema di coltura biologica, magari si arriva a 82 euro. Ma il bello di tutto questo è che i costi, appunto, di produzione, i prezzi di vendita sono rimasti assolutamente al palo, a fronte di costi di produzione che sono decuplicati nell'arco di un ventennio. Ciò porta assolutamente le aziende ad essere strette in una morsa che da cui, insomma, è difficile uscirne, ma con ciò non voglio abbattere chi magari ha intenzione di avvicinarsi al mondo agricolo, anzi diverse sono le occasioni, gli spunti che la comunità agricola propone con l'emanazione di diversi bandi, come per esempio conferma la dottoressa Barresi, è che appunto un giovane agricoltore deve saper cogliere, magari limitandosi a non fare il passo più lungo della gamba, perché uno scivolone oggi significa cadere a terra e chiudere definitivamente la propria azienda. Vi chiedo scusa di questa breve premessa e vi do lettura della relazione introduttiva, dalla quale mi sono permesso, vi prego di non seguirmi, ce l'avete in cartellina nella versione integrale, però mi sono permesso di cogliere alcuni spunti che la relazione, voglio dire, abbastanza corposa, dato che lettura di 17 pagine magari vi dedicherete un po' più del dovuto, quindi mi sono permesso di cogliere alcuni spunti che poi ci serviranno per il dibattito che porteremo avanti successivamente. Gentili ospiti, autorità presenti, care amiche e cari amici, il mese di settembre è appena trascorso, è stato per il nord Italia il mese più caldo degli ultimi 150 anni. È stata l'estate extra meteorologica dei record, anche la prima settimana di ottobre ha fatto registrare temperature che solitamente si verificano a fine agosto. E non è solo l'Italia a confeggiare. Da Londra a Parigi fino a Berlino, anche le principali città del nord Europa hanno sofferto per i valori alti della colonia di mercurio. Alla fine del 2009 l'Unione Europea ha presentato il libro bianco sui cambiamenti climatici, nel quale viene affermato che l'impatto sarà più rapido e intenso di quello previsto dal gruppo intergovernativo del 2007 e avranno implicazioni diverse da una regione all'altra, e quindi la maggioranza delle misure andranno adottate a livello nazionale e regionale, quindi territoriale. Per ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici dobbiamo adottare idonee strategie di adattamento e di mitigazione. L'adattamento consiste nell'adottare provvedimenti capaci di ridurre a monte l'impatto, e ciò si realizza diminuendo la quantità di energia che sotto forma di gas immettiamo nella troposfera e nella stratosfera. Nonostante questa consapevolezza, l'uomo del terzo millennio continua a consumare più risorse di quante ne produce. In inglese questa situazione viene denominata Earth Overshoot Day. Questo limite per l'anno 2011 è stato raggiunto lo scorso 27 settembre. Il deficit che si determina tra risorse consumate e risorse prodotte determina un maggiore impatto sui cambiamenti climatici. L'ONU quest'anno, per celebrare la giornata mondiale dell'habitat, istituita il 3 ottobre 1989, ha scelto il tema La città e il clima che cambia. Ottobre 2011 è il mese in cui la popolazione mondiale raggiungerà i 7 miliardi di individui. Gli esperti prevedono quindi che nel 2050 la popolazione crescerà di un ulteriore 50% rispetto a quella del 2009. Poiché il dato dei gas serra rilevati nel 99 è stato indicato come limite per impedire un aumento della temperatura superiore a 2 gradi centigradi, la popolazione è chiamata quindi a ridurre
le emissioni di gas serra di almeno il 50%. Se non si determinerà questa condizione, John Kloss, vice segretario generale dell'ONU e direttore esecutivo di UN-Habitat, l'agenzia dedicata agli ambienti di vita, lancia l'allarme sui previsti 200 milioni di rifugiati per motivi ambientali stimati per il 2050 a causa del rialzo dei mari, siccità e inondazioni. Quindi anche il rapporto tra città e clima non può essere ignorato a partire dal tema dei modelli di sviluppo e di pianificazione delle città. Nel mese di agosto la rete rurale ha presentato il libro bianco sul sviluppo rurale e cambiamenti climatici, che è il frutto della collaborazione attiva di università, enti ed istituti di ricerca che, partendo dall'analisi delle interrelazioni tra cambiamenti climatici ed agricoltura, focalizzano l'attenzione sulla realtà nazionale per delineare le strategie di mitigazione ed adattamento alla luce delle previsioni dei futuri scenari climatici, al fine di individuare le sfide che l'agricoltura deve affrontare e, dove possibile, trasformarle in opportunità. Questo lavoro è scritto, deve essere confrontato e condiviso con gli stakeholder. Con questo seminario, noi giovani di Agio, nel voler interpretare quest'ultimo ruolo, ci vogliamo porre come soggetto collettivo attivo, cercando di focalizzare i problemi posti dai cambiamenti climatici al settore agricolo, il ruolo che l'imprenditoria agricola giovanile può svolgere nelle politiche climatiche e di determinare le politiche di adattamento possibili nel settore agricolo. Per questo motivo abbiamo chiamato oggi qui a Palermo al confronto il mondo della ricerca scientifica, le istituzioni e i giovani agricoltori, ovvero senza lo stato di giovani agricoltori. Questa giornata è stata preceduta ieri dall'illustrazione di casi di successo da noi individuati e selezionati, in cui i giovani conduttori di aziende agricole hanno adottato tecniche di buona prassi agricola di tipo ambientale. L'energia è la risorsa più importante dell'astronave Terra, ma per capire la sua rilevanza è necessario esaminare il problema da un punto di vista generale. Vivere significa usare energia e senza energia non si può fare nulla. L'energia è molto importante, due o tre secoli fa l'umanità si è accorta che poteva utilizzare una risorsa energetica molto compatta, utile e potente, cioè i combustibili fossili, carbone, petrolio e metano. Oggi quasi il 90% dell'energia usata proviene proprio dai combustibili fossili. Nei 200 anni di sfruttamento dei combustibili fossili, l'uomo ha cambiato profondamente il volto della Terra, caratterizzandolo con profonde impronte lasciate sul pianeta. La quantità di combustibili fossili attualmente usata è enorme. È sufficiente un numero. Oggi al mondo consumiamo 1000 barili di petrolio al secondo. Tenete conto che un barile è equivalente a circa 159 litri. Non si potrà quindi proseguire a questi ritmi per molto tempo, sono una risorsa non rinnovabile, una specie di regalo che la natura ci fa già fatta e che si sta esaurendo. Oltre al problema dell'esaurimento, poi l'uso dei combustibili fossili causa gravi danni al clima e alla salute. Bruciando i combustibili fossili si produce anidride carbonica, un chilo di benzina produce 3 kg di anidride carbonica, che poi genera l'effetto serra con conseguente modifica del clima. Bruciando il petrolio e altri combustibili fossili si producono anche sostanze nocive quali metalli pesanti, particolati e altro. Vi è un problema quindi di sostenibilità, in quanto le risorse sono limitate, perciò i consumi non possono crescere all'infinito. Abbiamo una terra sola, ma attualmente usiamo di più rispetto a ciò che la terra può darci ogni anno. Ossia stiamo intaccando il capitale, in quanto l'economia umana ha superato la capacità rigenerativa della biosfera. Gli scienziati, per determinare la sostenibilità del pianeta, hanno determinato un parametro denominato impronta ecologica, che indica la superficie di terra capace di fornire le risorse necessarie al consumo quotidiano di una persona e di smaltirne i rifiuti. La terra, in base alla propria capacità, offre 1,8 ettari per persona, ma la media mondiale dell'impronta ecologica è già a 2,2 ettari per persona. E in questo numero vi sono differenze notevoli, infatti se analizziamo i dati vediamo che l'impronta ecologica più grande è ancora una volta quella degli americani, 9,5 a fronte di 0,3 di un euro. L'era dei combustibili fossili sta per finire, quindi è necessario cercare e sviluppare fonti alternative, ma non ci si può aggrappare alla prima fonte di energia che capita sui animali, perché in realtà potrebbe rivelarsi peggiore rispetto al male precedente. La prima cosa da fare quindi è cercare il risparmio e l'efficienza, perché con questi due metodi innanzitutto i combustibili fossili saranno usati di meno, quindi potranno durare un po' di più, permettendo così alla ricerca di avere maggiore tempo per poter sviluppare la fonte energetica alternativa. È necessario individuare una fonte alternativa che sia in grado di risolvere il problema dell'energia.
ma tale fonte deve custodire il pianeta in modo che si possa lasciarlo intatto alle prossime generazioni. Tale fonte energetica dovrebbe essere inesauribile, ben distribuita, non pericolosa per l'uomo e per il pianeta, ad essere capace di favorire lo sviluppo economico, colmare le disuguaglianze e favorire la pace. Ma se dobbiamo uscire dai combustibili fossili, quale energia alternativa si può sviluppare? Attualmente è restata una sola soluzione, il solare, altre fonti rinnovabili, visto l'esito che l'energia nucleare non è sicura e quindi verrà rapidamente dismessa. La soluzione al problema energetico deve essere cercata nell'energia solare ed in altre fonti rinnovabili: energia solare diretta, calore, energia elettrica, energia chimica, energia solare indiretta, idroelettrica, eolica, biomassa, gradienti di temperatura, energia geotermica, energia delle maree. Per ragioni di sinteticità si facendo soltanto all'energia solare. La Terra, considerate che in un'ora ricevono solo una quantità di energia pari a quella che l'umanità consuma in un anno, perciò la fonte è abbondante, mentre i combustibili fossili finiranno per le termine, il Sole brillerà almeno per altri 4,5 miliardi di anni, quindi è praticamente inesauribile. L'energia solare poi è ben distribuita su tutta la Terra, è la fonte di energia che ci serve, anche se ha alcuni difetti. I problemi sono legati più che altro all'intermittenza, giorno notte, o sole, nuvole, che determinano la necessità di sistemi di accumulo di energia e la bassa potenza, quindi una necessità di maggiore concentrazione. La conversione in forme utili di energia, la necessità quindi di aumentare l'efficienza di conversione. L'energia solare si può utilizzare tramite i pannelli termici posti sui tetti per produrre acqua calda, con pannelli fotovoltaici per produrre elettricità, con biomasse per ottenere combustibili. L'effetto serra, individuato già nell'824, è dunque un fenomeno naturale. Senza di esso la Terra sarebbe un posto molto più freddo di quello attuale, sul quale la vita si sarebbe difficilmente evoluta. La potenza della sola radiazione solare infatti non sarebbe sufficiente a sostenere l'Terra, ma da alcuni decenni la combustione di fonti energetiche fossili ha ingigantito questo fenomeno, determinando l'emissione di grandi quantità di anidride carbonica che si trasferiscono nell'atmosfera, che avvolgendo la Terra intrappola il calore, provocando così l'innalzamento della temperatura globale. Il motore del sistema climatico terrestre è il Sole, l'energia solare a stabilire in prima battuta che tempo fa sulla Terra, ma è l'intercessione di altri componenti del sistema a completare il quadro, contribuendo a definire le condizioni meteorologiche finali attraverso una serie di complessi meccanismi. I satelliti hanno evidenziato che negli ultimi anni si sono registrati significativi spostamenti delle celle, che si sono tradotti in una diminuzione delle piogge autunno-vernali e in un aumento di ondate di calore nei mesi estivi, così come nell'arrivo precoce della primavera, del ritardo dell'autunno e soprattutto nell'arrivo dall'Atlantico di masse di aria dotate di maggiore quantità di energia, che determina l'insorgere di fenomeni estremi fino a pochi anni fa assenti alle nostre latitudini. Quando si parla della PAC normalmente si comincia perché la PAC è la più importante politica agricola, la più importante politica europea, quindi uno dovrebbe partire da un'analisi di quello che è avvenuto in questi anni. La PAC ormai c'ha più di 50 anni. In realtà in questo breve intervento io vorrei concentrarmi su alcune considerazioni di fondo. Ho discusso con i giovani della scuola, che spesso alcune tematiche sono molto tecniche, però poi nelle domande, nel dibattito si può entrare più nello specifico. La PAC è una politica importantissima, come abbiamo detto, è una politica che ormai ha 50 anni, ha avuto dei risultati importanti, perché noi abbiamo un'agricoltura in Europa che ha garantito la sicurezza alimentare, che non era scontato. È un'agricoltura molto pulita, un'agricoltura fra le migliori dal punto di vista ambientale del mondo, forse la migliore del mondo. Però è una PAC che anche non ha raggiunto tutti i suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda il reddito. C'è una forte differenziazione tra i redditi agricoli e i redditi di altri settori, e in particolare per quanto riguarda la differenziazione fra i territori. Nell'Europa 28 ci sono realtà reddituali, sia in agricoltura che non in agricoltura, è molto, molto ampie. E c'è una differenza tra città e campagna che non è accettabile. Detto questo, allora, gli obiettivi di una PAC, dichiarato, su questo siamo tutti d'accordo, una buona PAC deve raggiungere tre obiettivi. Il primo è un obiettivo di natura economica, deve dare un contributo alla crescita economica.
Poi abbiamo, che non c'è più, fino adesso si pensava che si poteva fare quasi a meno dell'agricoltura, e invece sappiamo che nei prossimi 40 anni ci sarà un aumento del 70% della domanda di beni agricoli, ma non basta soltanto rispondere in termini quantitativi, noi dobbiamo rispondere anche in termini qualitativi e di reddito. La premessa che diceva il Presidente Graziano questa mattina è fondamentale. Non si può fare agricoltura se l'agricoltura non garantisce un reddito soddisfacente ai suoi operatori, e la PAC deve favorire anche il raggiungimento di questo obiettivo. Il secondo obiettivo concatenato è quello delle sfide ambientali, e il focus di oggi, io non ne parlerò perché i relatori dopo di me porteranno delle comunicazioni specifiche, però una PAC deve assicurare un reddito agli operatori, deve assicurare beni pubblici e beni alimentari ai cittadini, deve anche salvaguardare l'ambiente, deve essere una crescita sostenibile. Il terzo obiettivo è quello di rivitalizzare le aree rurali, e garantire un equilibrio fra aree rurali, intanto a livello europeo in generale, ma fra aree rurali e aree urbane, e quindi rivitalizzare le aree rurali e migliorare la qualità della vita. Come vedete sono obiettivi importanti, obiettivi strategici, non è una politica agricola e basta, è una politica che guarda al futuro, è una politica che interviene direttamente sulla qualità della vita. Detto questo, no, vi dicevo subito, cercherò di essere per flash, perché illustrare le 400 pagine non è possibile in pochi minuti. Il primo ragionamento è sul budget. In questi giorni c'è stata anche una polemica fra la nostra organizzazione e alcune, perché sui giornali escono dati informi, ma quant'è la riduzione? E allora è vero, ho detto che la riduzione sul primo pilastro è quasi del 25%, sui giornali c'è scritto il 6%, perché Ciolos ha scritto che la riduzione è del 6%. Allora, anche qui un'altra premessa che devo fare, prendete con le, è una settimana, quindi prendete un po' di tutto quello che dirò, perché soprattutto sul budget, per esempio, esistono due fonti, esistono da una parte due fonti, da una parte i regolamenti finanziari che riguardano il budget complessivo, ed esistono poi i regolamenti specifici della PAC, in particolare per il primo pilastro. Allora, nei prossimi 7 anni, questo è il quadro finanziario pluriennale, come si chiama, è la legge di bilancio per 7 anni della comunità. La proposta, sono tutte proposte chiaramente, che poi devono essere approvate dal Parlamento e dal Consiglio dei Ministri della comunità, questo vale sia per il bilancio sia perché per la PAC. Come vedete, tutte le voci di bilancio della comunità, che sono 5, la cosiddetta coesione, crescita intelligente ed inclusiva, poi la crescita sostenibile che contiene la PAC, sicurezza e cittadinanza, Europa globale e l'amministrazione, cioè i costi della politica, chiamiamoli così, i costi di gestione comunitaria, il primo dato è tutti aumentano tranne la PAC, cioè tutte le voci delle rubriche comunitarie aumentano, anche se alcune in maniera più alta, alcune più basse, tranne la PAC. In particolare la voce crescita sostenibile, che comprende la PAC, il LIFE e la pesca, diminuisce del 10%, il primo pilastro diminuisce del 12%. E allora perché Ciolos dice che invece la diminuzione è del 6%? Perché lui considera anche, e ha ragione, bisogna dire, oltre queste rubriche c'è extra, l'ultimo rigo, extra rubriche, extra quadro, ci sono altre voci, fuori bilancio chiamate. Fra queste ci sono circa 15 miliardi che sono stati stanziati, che si propone di stanziare, per le crisi agricole, come le schedichiacoli, come quando è stata una crisi, per poter prendere questi soldi. Se consideriamo anche questi 15 miliardi, allora abbiamo che il calo della somma a disposizione dell'agricoltura scende, diciamo così, è solo del 7%. Detto questo, però, avete visto che nel primo pilastro è il 12,5%. Poi c'è un altro problema, il cosiddetto, un termine tecnico terribile, che si chiama convergenza. Cioè c'è un impegno da parte di tutti gli stati, sono alcuni stati nuovi entrati nella comunità, soprattutto gli stati dell'est, alcuni stati invece più. Fra gli stati i premi del primo pilastro sono molto difformi, La media è circa 300 euro ad ettaro, sono alcuni stati in cui i titoli hanno valori molto più alti, alcuni stati che hanno valori invece molto, molto più bassi. C'è un impegno di convergere, cioè di andare a un premio più o meno più equo, più uguale per tutti, diciamo così.
e quindi gli stati che hanno preso un po' di più devono dare agli stati che hanno preso un po' di meno. Il Parlamento europeo ha detto sì, però questo deve essere fatto in maniera graduale, entro il 2019 dobbiamo arrivare a un terzo di questa convergenza, a un terzo. Il problema è che gli, allora, in base a questo ragionamento della convergenza, però, l'Italia risulta, e qui è il tema, è qui il tema importante, risulta che è uno di quei paesi che ha dato di più, quindi è uno di quei paesi che dovrebbe rinunciare tendenzialmente nei prossimi 6 o 7 anni, dal 14 al 2020, del 5-6% del proprio primo pilastro a favore dei paesi, dei paesi nuovi entrati in particolare, che hanno un contributo molto più basso. La verità è che l'errore sta, a nostro avviso, e quindi quel 12% di perdita per tutti, per l'Italia diventa il 18%. Spiegavo come manca la polemica precedente tra 25 e 6. In realtà però quello che non ci piace è il parametro che hanno chiesto di usare, perché il parametro usato per equiparare tra gli stati è soltanto la superficie. Cioè, noi andiamo a vedere che l'Italia ha un premio per ettaro attualmente intorno a 420 euro, anche questa è una media, molto informe qui in Italia, ed è molto superiore alla media europea. Se invece noi prendiamo altri parametri, come la PLV, come il lavoro, vediamo che l'Italia è sotto la media europea, cioè l'Italia con una politica di riequilibrio dovrebbe ricevere e non dare. Noi diciamo che la superficie è sicuramente un fattore di produzione importante per l'agricoltura, ma non può essere l'unico, perché l'agricoltura si fa con la terra, con i capitali investiti, con il lavoro, con le capacità imprenditoriali. Allora occorrono dei parametri che considerano tutto questo, e in questo modo sarebbe molto di meno la riduzione dei danni. C'è anche un altro ragionamento tecnico, ma lo faccio veloce. Nel calcolare questa media di 420 euro per ettaro, l'Italia e altri paesi che non hanno ancora regionalizzato non considerano una superficie di circa 3,5 milioni di ettari di superficie arborea. Quindi quello che chiediamo noi alla comunità non solo di considerare dei parametri in più, però di considerare anche le superfici arboree. È chiaro che vanno considerate anche quelle spagnole, anche quelle francesi, quelle rumene, paesi che non hanno ancora regionalizzato. Però la nostra percentuale di superficie arborea è la più alta in Europa. Se conteggiamo, se miglioriamo le medie, quel meccanismo di convergenza che ci fa perdere il 6%, in realtà si stima che ci deve far perdere il 2-3%, quindi è un dato importante. L'Erasmus per giovani imprenditori è un programma europeo promosso dalla Direzione Generale Impresa e Industria che mira alle piccole e nuove imprese e soprattutto che mira ai giovani imprenditori, a quelli cioè che si stanno affacciando alla realtà imprenditoriale, che hanno un'attività da meno di 3 anni oppure hanno un'idea imprenditoriale. Il programma offre la possibilità di spendere da 1 a 6 mesi presso un'impresa europea dove potranno così toccare con mano quello che è il loro futuro. Potranno così fare un'esperienza diretta di quella che sarà la loro attività. La Commissione europea dà a disposizione delle borse di studio per questi ragazzi che decidono di partire. La CIA al momento sta gestendo questo programma e fino a giugno 2012 ci sono delle borse di studio a disposizione per partire. Quindi io l'invito che faccio è proprio alla luce di quello che è stato detto oggi, alla luce delle sfide che dovranno affrontare i giovani, è di sfruttare questa possibilità per poter imparare in maniera pratica quello che sarà il vostro futuro. I vantaggi ci sono anche per chi ospita, perché questo programma non si rivolge solo ai giovani, si rivolge anche a chi ha più esperienza e vuole confrontarsi con la realtà europea, quindi ospitare un giovane che può portare nella sua azienda delle idee innovative. L'imprenditore che ospita non ha nessuna spesa, ma ha il valore aggiunto di avere delle potenzialità di mercato che si possono estendere anche al termine di questi 6 mesi. Ora, per restare nei tempi vi invito a scrivere all'indirizzo email che è erasmus@impresa.it. Vi forniremo tutta l'assistenza nelle varie fasi di iscrizione e nella fase di relazione con l'imprenditore ospitante. E qui oggi sono stato chiamato a dare un contributo sulle scelte autonomiche per la mitigazione e per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Credo che il mio fine di ricerca sia molto attento al problema dei cambiamenti climatici e comunque più in generale ritengo che l'agricoltura abbia un ruolo determinante sia in quelle che sono le cause che rispondono al cambiamento climatico sia in quelle che sono le strategie per contrastare il cambiamento climatico.
climatici. E siccome l'agricoltura è una componente del nostro sistema economico, della quale purtroppo non si può fare a meno, perché si deve mangiare, poi mangiare, tutti noi mangiamo, di conseguenza credo che in questo particolare momento l'agricoltura rappresenti un settore molto importante della nostra economia. In questa tabella ho riportato un po' gli elementi che sono oggetto del mio contributo, la risposta internazionale ai cambiamenti climatici, il clima e i cambiamenti climatici, cause ed effetti nel mondo, il cambiamento climatico del settore agroalimentare, le strategie per contrastare i cambiamenti climatici, la sostenibilità ambientale e degli alimentari. Questi sono gli elementi che ho ritenuto utili per presentare questo mio contributo. Per quanto riguarda il primo argomento, la risposta internazionale ai cambiamenti climatici, il punto importante è il 1979, anno in cui viene indetta la prima conferenza mondiale sul clima, e si riconosce già all'inizio, quindi negli anni 80, come urgente il problema dei cambiamenti climatici. Poi ci sono due altri momenti fondamentali. Il primo è il 1988, con la creazione del Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici, meglio noto come IPCC. E poi l'altro, diciamo, punto fondamentale è rappresentato dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. È proprio nel 1992, con questa convenzione, che cominciano annualmente i lavori noti come conferenza delle parti, come COP1 fino, diciamo, ai nostri giorni. Ed è proprio con la convenzione quadro delle Nazioni Unite, sottoscritta nel 1992, che per la prima volta compaiono queste strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici e le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. Cosa sono le strategie di mitigazione? Le strategie di mitigazione sono tutte quelle azioni volte a ridurre o a stabilizzare le emissioni di gas serra, cioè di quei gas che, come vedremo nel corso di questa presentazione, contribuiscono all'innalzamento della temperatura. Le strategie di adattamento invece sono quelle azioni di programmazione che devono tenere conto del cambiamento della situazione climatica e quindi come raggiungere un risultato produttivo alla luce di uno scenario climatico che appare cambiato. Qui ci sono un po' le diverse conferenze delle parti che hanno dato applicazione alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici: la Convenzione di Berlino, la Convenzione di Ginevra, fino ad arrivare al 1997 alla Convenzione di Kyoto e alla Conferenza delle Parti di Kyoto, perché nel 1997, con il protocollo di Kyoto, segna, diciamo, un aspetto molto importante che adesso vedremo un pochettino di capire. Nel frattempo il Comitato Intergovernativo per i cambiamenti climatici, che è un organismo a cui partecipano molti studiosi, scienziati ed esperti sui cambiamenti climatici, per la prima volta si parla di processo irreversibile in atto per quanto riguarda i cambiamenti climatici, e questa fase sicuramente è molto importante, perché si comincia a prendere coscienza sempre di più del problema dei cambiamenti climatici. Come dicevo, è solo dopo alcuni anni che la Conferenza delle Parti porta nel 1997 alla sottoscrizione del protocollo di Kyoto. Questo protocollo di Kyoto prevede l'obbligo in capo ai paesi industrializzati di operare una riduzione delle emissioni di elementi inquinanti. Nella parentesi trovate tutti i gas che sono responsabili dell'effetto serra. I più significativi sono l'anidride carbonica, come voi tutti sapete, il metano e il tossido d'azoto, che sono gli elementi che concorrono principalmente all'effetto serra. Quindi questo trattato, questo protocollo, prevede una riduzione del 5% rispetto al 1990, nel periodo che va dal 2008 al 2012. Il protocollo di Kyoto quindi ha subito nel tempo tutta una serie di aggiustamenti durante le varie conferenze che ci sono state, una serie di puntualizzazioni. Comunque rimane quello dell'impegno, l'obiettivo principale del protocollo, della riduzione
dei gas serra. Nel 2001 esce il terzo rapporto sul clima del capo intergovernativo che dice che il riscaldamento del pianeta e i mutamenti climatici sono una realtà più evidente che mai. E c'è questa immagine che ho voluto utilizzare per dire che questo mondo si sta piano sciogliendo, insomma, con il riscaldamento del pianeta. Ma il riscaldamento del pianeta perché avviene? Il riscaldamento del pianeta è un processo naturale, perché l'effetto serra è quel fenomeno fisico che consente di intrappolare una parte della radiazione solare garantendo una temperatura media nel nostro pianeta di circa 15 gradi. In assenza dell'effetto serra, la temperatura media dell'atmosfera sarebbe di meno 19 gradi, cioè sarebbe una temperatura che non permetterebbe diverse forme di vita nel nostro pianeta. Quindi il problema è dovuto proprio alla eccessiva presenza di questi gas serra che impediscono alla radiazione quindi di andare oltre lo strato dell'atmosfera. E ciò ha determinato e continua a determinare un progressivo incremento della temperatura. Ma quali sono questi gas serra che contribuiscono all'effetto serra? E soprattutto la componente agricola, che viene sempre accusata di essere tra le principali responsabili dell'emissione dei gas serra. In questo istogramma, in questa slide, vedete riportati i settori produttivi di maggiore interesse che contribuiscono all'emissione dei gas serra in atmosfera. Un contributo determinante per quanto riguarda i gas serra è rappresentato dalla produzione di energia elettrica. Il presidente regionale diceva che l'energia elettrica è una componente della nostra vita e la quale non possiamo fare a meno. Io sono d'accordo perché è quello che andiamo dicendo in Italia, ma vorrei solo ricordare che gli Amish, che sono un gruppo che si trova nello stato della Pennsylvania, rifiutano l'uso dell'energia elettrica. E l'unica introduzione che hanno fatto in agricoltura è la presenza delle ruote gommate dei carretti. Quindi, voglio dire, c'è chi riesce a vivere anche non utilizzando energia nel mondo. Con questo non voglio dire che l'energia non è importante, è indispensabile in una società come la nostra. Quindi la produzione di energia elettrica da fonti fossili è quella che contribuisce con il 30%. Ci sono altri, diciamo, settori importanti come ad esempio l'industria e per quanto riguarda l'agricoltura vedete che abbiamo un 13,5% e poi abbiamo la deforestazione con 17,5%, quindi l'agricoltura con la deforestazione contribuiscono con circa il 33% delle emissioni di gas serra. Quindi l'agricoltura in effetti contribuisce con circa il 33% a livello globale delle emissioni dei gas serra. E i più pericolosi nell'ambito di questi gas non sono rappresentati dall'anidride carbonica, ma sono rappresentati dal protossido di azoto e dal metano. Il primo, il protossido di azoto, che viene utilizzato nelle fertilizzazioni agronomiche, mentre il metano che si sviluppa durante le fermentazioni enteriche, soprattutto nei ruminanti. Quindi metano e ossidi di azoto contribuiscono in maniera determinante perché questi due gas hanno un effetto serra che è circa 30 volte superiore rispetto all'equivalente quantità di anidride carbonica. Questo è il motivo, in sintesi, per dire che l'agricoltura ha un ruolo determinante. Questo è un po' lo scenario che gli effetti dei cambiamenti climatici possono avere su questi elementi: agricoltura, acqua, ecosistemi, eventi meteo estremi, rischi di maggiori cambiamenti nel sistema climatico. Come vedete, la temperatura zero, che è un punto di partenza, è la temperatura che caratterizzava il nostro pianeta all'inizio del Novecento. Vedete che nel corso di un secolo la temperatura è aumentata di circa un grado e con l'incremento della temperatura, vedete, di 2-3 gradi, si prevedono tanti gradi e potenzialmente reversibili. I cicli più interessanti e più significativi: agricoltura, diminuzione nella resa dei raccolti in molte aree, in particolare nei paesi
in via di sviluppo, perché è proprio la parte sud del nostro pianeta che subirà la maggiore contrazione delle precipitazioni, mentre aumenteranno le precipitazioni nella parte dell'emisfero nord. Un altro aspetto che è molto legato ai disordini delle precipitazioni, che sono caratterizzate da piogge con alta intensità e di breve durata, caratterizzano sempre di più l'ambiente mediterraneo. Questa ve la risparmio, che è la contrazione dei ghiacciai, per dire che questa situazione ha messo in evidenza nel nostro territorio problemi di desertificazione. Questi problemi di desertificazione hanno creato delle condizioni di inospitalità. Quindi i cambiamenti climatici hanno sicuramente un effetto sull'agricoltura, e l'agricoltura ha sicuramente, con la scelta di tecniche, un ruolo importante nella mitigazione e nelle strategie dell'adattamento. Prima di partire con la relazione, anzi partendo con la relazione, volevo fare alcune premesse. La prima premessa è legata a questo lucido: chi sono, da dove vengo, cosa faccio. Lavoro all'Istituto Nazionale di Economia Agraria di Roma, mi occupo di cambiamenti climatici. L'INEA è inserito nel gruppo degli istituti che supportano il Ministero dell'Agricoltura nell'ambito della rete rurale nazionale, e nell'ambito della rete abbiamo predisposto, negli anni scorsi, perché è stato un lavoro abbastanza lungo, il libro bianco sui cambiamenti climatici. Il libro bianco che, come diceva appunto il relatore questa mattina, è stato presentato ad agosto, è stato poi ufficializzato con un convegno a settembre, e raccoglie sostanzialmente la somma delle conoscenze sui cambiamenti climatici in agricoltura e in Italia. Per fare questo documento abbiamo messo insieme una ventina di professori universitari esperti della materia. Non è stato facile, perché mettere insieme 20 teste a ragionare sullo stesso argomento non produce sempre risultati omogenei e soprattutto concreti. Abbiamo lavorato su questo documento per più di un anno, però attualmente il libro bianco raccoglie lo stato delle conoscenze sul tema cambiamento climatico in Italia, ed è secondo me comunque un documento importante. Invito chi volesse appunto avere maggiori informazioni ad andare direttamente sul sito della rete e scaricare il libro, scaricare il testo completo che è disponibile in formato PDF. La temperatura nell'ultimo secolo sta aumentando pian piano, perché diciamo varia di anno in anno, però pian piano, anno dopo anno, a livello globale la temperatura del pianeta aumenta un pochettino. Che cosa vuol dire questo? Che avremo estati più calde o inverni più miti? No, vuol dire che avremo un clima molto più variabile di quello che è il clima di oggi. Siamo abituati a estati mediamente calde, a inverni mediamente freddi, a primavera, ad autunno, e tutta questa ricorrenza del clima è destinata a cambiare nel corso dei prossimi decenni. Avremo estati senza piogge, più estati senza piogge, avremo inverni con molta pioggia, avremo probabilmente piogge ritardate, avremo una successione del clima che è molto diversa rispetto a quella attuale, e questo chiaramente è un fatto molto grave per l'agricoltura. L'agricoltura, e questa è la terza premessa, rispetto agli altri settori economici si trova nella fortunata situazione per cui è l'unico settore che è in grado di emettere gas serra, come citato anche da chi mi ha preceduto, e ugualmente, come citato da chi mi ha preceduto, è anche in grado di assorbire gas serra, e questo non capita agli altri soggetti, perché chi fa energia emette e basta, può emettere un po' di meno, chi fa trasporto aereo emette e basta, può cercare di ridurre le emissioni. L'agricoltura si trova nella situazione fortunata di poter emettere e assorbire. Ciò detto, però, si trova in una situazione molto sfortunata, perché l'agricoltura lavora sul territorio, lavora con il clima, lavora con il tempo, con la pioggia, e chiaramente se cambia, se muta l'elemento di base, se muta il mare in cui nuota l'agricoltura, la situazione si fa molto molto difficile. Il cambiamento climatico è un fenomeno unico per portate e per effetti,
Adattarsi vuol dire capire quello che sta succedendo per tempo e cercare in qualche modo di anticipare i fenomeni e di fare in modo che l'azienda per voi, l'azienda che voi gestite o gestirete, sia in grado di essere pronta nel momento in cui il fenomeno si presta. Peraltro il fenomeno è molto subdolo perché, come dicevo, non ha un andamento lineare, non ha un andamento lineare, ci sono cicli in un senso di diminuzione, di aumenti, per cui è difficile, cioè uno si trova dentro il cambiamento climatico quando il fenomeno già è avvenuto. Evitare fenomeni di maladaptation nella slide precedente, questo è stato citato anche nella sua relazione, ho visto, questo è molto importante, quindi bisogna adattarsi, cercando di adattarsi al meglio, chiaramente, di non attuare pratiche di adattamento al cambiamento climatico che possono poi avere un effetto negativo. Due concetti che sono stati citati anche in precedenza, in cambiamento climatico si parla di mitigazione e adattamento. Mitigazione significa intervenire sulle cause, quindi cercare di diminuire la emissione di gas serra, non solo e non tanto CO2 come detto in precedenza, ma soprattutto metano e protossido di azoto. Adattarsi vuol dire prendere atto comunque che c'è un fenomeno di cambiamento e in qualche modo adattare la propria azienda al cambiamento. E queste due strategie hanno effetti temporali diversi. Le politiche di adattamento come devono essere fatte? Devono essere sostenibili innanzitutto, il che vuol dire che se mi aumenta la temperatura in stalla non posso mettere condizionatore in stalla per far stare meglio gli animali, ma devo pensare a qualcosa di diverso, integrato, flessibile, prioritarizzata ed efficace. Questi sono gli elementi base di ogni politica, ma che in particolare sulla politica di adattamento sono particolarmente importanti. Adattarsi costa, non è un'attività che si fa gratis e non è un caso che nei nuovi orientamenti della PAC il clima sia una delle priorità e che siano destinati soldi, poi si tratta di vedere se sono tanti o pochi, però che siano destinati soldi al tema clima, al tema cambiamento climatico. Perché se non mi adatto, oggi, gli impatti comunque ci saranno, nel senso che il clima se ne va per conto suo, non aspetto il mio adattamento, e dovrò sostenere dei costi molto più alti di quelli che sostengo oggi per attuare un'attività di adattamento. L'adattamento non è una politica soltanto agricola, e questo è stato citato anche nella relazione precedente e anche dalla Presidenza, è un aspetto molto importante. Parlare di clima, parlare di adattamento al cambiamento climatico non significa parlare solo di gas serra, significa anche per esempio parlare di energia. Le politiche per il clima e per l'energia sono strettamente associate, così come sono associate le politiche economica in generale e anche le politiche agricole. Questa è una tabella che io ritengo nella relazione che abbiamo presentato al Ministero un mese fa e anche questa mattina ritengo particolarmente importante per un'organizzazione come la CIA, e volevo passarci un paio di minuti di quelli che ancora mi rimangono. Intervenire sul cambiamento climatico può essere fatto ex ante o ex post, cioè ex ante vuol dire lo so, intervengo prima, mi muovo prima, mi do da fare prima, ex post vuol dire che non me ne sono accorto, pensavo ad altro e quindi devo sopperire a un problema che comunque si è verificato, si è manifestato. E può intervenire il soggetto privato, il soggetto pubblico, cioè il soggetto privato è l'agricoltore, il soggetto pubblico è appunto il governo o la regione. Questa distinzione tra pubblico e privato è importante e non è così banale. Noi in Italia, per esempio in Europa, quindi in più in generale, siamo abituati a un forte intervento del soggetto pubblico in agricoltura. Parlando con esperti americani, gruppi di lavoro internazionali di cui faccio parte, si ritiene per esempio che l'adattamento sia un compito dell'agricoltore singolo, è l'agricoltore
che si adatta al cambiamento climatico, che mette in atto strategie. Il pubblico non deve avere ruolo, anzi, se il pubblico investe dei soldi sull'adattamento, rende il sistema meno efficiente sostanzialmente. Noi invece riteniamo, come europei, come italiani, credo, che ci debba essere una forte azione pubblica. Mettiamoci dentro anche l'azione pubblica, anche il sindacato, mettiamoci dentro anche la CIA, una forte azione pubblica intervenendo in anticipo sulle infrastrutture. Ad esempio dovremmo interrogarci, soprattutto io credo anche la Regione Sicilia dovrà interrogarsi, se ad esempio le infrastrutture che sono disponibili oggi, ad esempio le infrastrutture irrigue, sono sufficienti alla luce di quelli che sono i cambiamenti previsti per i prossimi 20 anni. È un argomento di particolare attualità, non è un argomento facile, nel senso che se il pianeta o se la regione, se la Sicilia sarà più calda, non necessariamente sarà necessaria più acqua irrigua. Si può agire sull'efficienza dell'irrigazione, per esempio, si può agire sul miglioramento genetico, sono tanti modi in cui lavorare, però è importante interrogarsi per tempo per evitare di trovarsi in una situazione in cui si scopre tra 20 anni che l'infrastrutturazione in generale della regione non è sufficiente a sopperire a quelle che sono le esigenze del mondo. Sempre in tema di ragionamenti ex ante, informazione, comunicazione, ricerca. Si dovrà intervenire pesantemente su azioni, su sistemi di monitoraggio del clima, su sistemi di allerta precoce che consentono agli agricoltori di sapere come va la stagione o come andrà la stagione e di intervenire di conseguenza, o che consentono agli agricoltori di sapere oggi quale potrebbe essere con buona approssimazione il clima fra 5-10 anni, in modo da verificare se questo clima, se queste condizioni sono compatibili con le caratteristiche della propria azienda. Vi ringrazio di avermi invitato a questo incontro, mi fa piacere di partecipare a un po', perché ci sono dei giovani che ancora hanno la voglia e la speranza di scommettersi nel settore agricolo, perché il settore agricolo è un settore che è inutile che lo stiamo andando, è in una crisi in questo momento delle più profonde che abbiamo negli ultimi 70 anni, prima erano le nostre famiglie, vivevano di agricoltura, vivevano bene di agricoltura, ora non si può dire lo stesso. Allora dobbiamo rimontarci qualche cosa, dobbiamo far capire che l'agricoltura ha una sua importanza all'interno dell'intero ciclo produttivo, visto come sviluppo economico totale, e pertanto come si pensa a dare finanziamenti, ipotesi di sviluppo all'industria, ai trasporti, lo stesso lo Stato deve pensare per l'agricoltura. L'agricoltura invece è considerata un pochettino la cenerentola dell'economia, forse perché gli agricoltori non sono stati forti nella loro azione. Ci sono le organizzazioni sindacali, eccetera, però l'agricoltore di sua natura è una persona abbastanza remissiva, che cerca di trovare degli adattamenti, che va da solo a fare la politica dell'adattamento, non aspetta che qualcuno gli dica di farla. E per questo a volte il mondo generale, politico-economico, la considera un po' di meno. Questo è un problema proprio delle imprese agricole, degli imprenditori. Oggi avete parlato di cambiamenti climatici, io chiederei di dirvi di cosa stiamo facendo noi all'interno di questo problema dei cambiamenti climatici. Evidentemente i relatori che sono stati prima di me hanno parlato di cosa si può fare, come si può fare, quali sono lo scenario futuro che ci aspettiamo, eccetera. L'amministrazione invece si trova sempre a lavorare in maniera molto più pragmatica. Bene, ci sono tutte queste cose che si possono fare, che cosa facciamo noi? E nella revisione che abbiamo avuto del programma nel 2009 è stato inserito dalla Commissione Europea, sono state inserite le nuove
nuove sfide. Tra le nuove sfide sono stati messi i cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione, leggete tutte qua. L'amministrazione regionale ha perseguito alcune di queste nuove sfide e praticamente quelle che sono state scelte sono stati il cambiamento climatico, la biodiversità e poi un grosso investimento nella banda larga, perché riteniamo che poter portare l'informazione anche attraverso i nuovi strumenti di informazione che esistono ora nell'ambito rurale è indubbiamente un elemento che potrà determinare e sviluppare in seguito l'agricoltura stessa e in generale l'economia rurale, perché evidentemente l'intervento della banda larga è un intervento sull'economia rurale. E la banda larga, faccio un inciso di un secondo, in questi giorni abbiamo chiuso l'accordo di programma con MISE, per cui come amministrazione nell'arco di 15 giorni passeremo proprio al finanziamento e all'avvio di questo tipo di attività. E gli altri elementi che noi abbiamo indicato sono ovviamente cambiamenti climatici e biodiversità, non che le risorse idriche ce le siamo dimenticate, perché anche su quelle abbiamo destinato delle risorse, ma non sono quelle che provengono dal CEC, sono provengono dalla rinnovazione e non dal CEC. Quali sono gli assi? All'interno di questi assi abbiamo individuato quali erano che cosa gli poteva fare quindi il cambiamento climatico. E abbiamo individuato nell'asse 1 due misure principalmente che intervengono già per come sono impostate nel nostro programma, e sono quelle sulla ristrutturazione delle aziende agricole e sulla ristrutturazione invece delle industrie. Abbiamo alcune misure all'interno dell'asse 2, specialmente quelle derivate sia per la zona per i pagamenti cosiddetti agroambientali che tutto quello che è forestazione, e poi nell'asse 3 dove c'è una forte diciamo, componente dedicata alla possibilità della produzione di energie alternative, e per cui ci sono alcune, diciamo, alcune particolari diciamo, iniziative che possono essere svolte dalle nostre imprese. In particolare all'interno delle misure ammodernamento, dove noi abbiamo una dotazione pubblica molto consistente, abbiamo degli investimenti che concorrono al cambiamento climatico e sono quelli ai fini appunto del miglioramento dell'ambiente, per il risparmio energetico e per i nuovi impianti per a finalità energetiche. Simile è l'intervento nella 123, dove è sempre finalizzato la tutela al miglioramento dell'ambiente e agli investimenti per risparmio. È evidente che queste sono delle iniziative che esistono già all'interno del programma. Il programma è già stato studiato nella sua fase di programmazione con degli interventi specifici per i cambiamenti climatici. Sta alle imprese agricole poi fare degli interventi in questo settore, perché evidentemente l'amministrazione, tutto ciò che è lo Stato, mette a disposizione degli strumenti, sta all'imprenditore agricolo cogliere quegli strumenti e metterli in alto.